Non si può dividere il paese in questo momento, serve coesione sociale. Tutte le perplessità di Confindustria Nazionale Veneta sull'autonomia e sulle 23 materie nel convegno sul futuro delle regioni. Non mi risulta che paesi con l'autonomia come Germania, Svizzera o Stati Uniti siano divisi o in recessioni, così Zaia agli industriali, il governatore ribadisce, andremo al tavolo delle trattative con 23 materie. Lo spettro della chiusura dello stabilimento Safilo di Longarone fa scoppiare la rabbia dei lavoratori, stamane sciopero e assemblea, pronti, dicono, a bloccare le strade, la politica locale e fermare questa tragedia. Domani alle 9.45 su Antenna 3 la diretta della cerimonia dell'anno giudiziario 2023 in Veneto, la vigilia è il punto della situazione sulla giustizia con l'emergenza personale sempre più grande, il ministro Nordio, ridurremo la criticità. Tragico incidente a Loreggia, 79enne scivola e cade dalla scala mentre sta potando un albero, l'uomo muore poco dopo per le gravi ferite. Era nascosto in un capedine di un pilone della tangenziale di Padova e riforniva i suoi clienti tramite un cestino legato ad una corda, arrestato dalla polizia uno spacciatore 23enne. Stop fino al 30 giugno per il pilone del Benetton Ivan Emer, che regalò una banana marcia al compagno di squadra Sheriff Traoré. La decisione del tribunale della federazione, il giocatore, sono stato uno stupido. Partigiano deportato a Mauthausen, sopravvissuto e divenuto poi il direttore dell'ospedale di Padova, e i ricordi di Luigi Massignana attraverso le parole del figlio Paolo, che rivela negli ultimi mesi era logorato dal senso di colpa per essere sopravvissuto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, lo avete sentito, autonomia, i dubbi di Confindustria stamattina nel convegno organizzato dagli industriali a Venezia, la presenza del ministro Calderoli e dei governatori del Veneto e Campania. Sono emerse tutte le perplessità degli industriali sia sulle 23 materie richieste dal Veneto sia sulle possibili spaccature del paese. Qualche riflessione la dobbiamo fare. Quando abbiamo pensato alle 23 materie, erano 22 anni fa. Il mondo si è trasformato. Il tema dell'autonomia entra prepotentemente nel convegno organizzato a Venezia da Confindustria su transizione e sviluppo, con gli industriali che invitano a riflettere con serietà sul percorso delle riforme istituzionali, con particolare riferimento alla richiesta del Veneto dell'autonomia sulle 23 materie. Si diceva commercio con l'estero, porti, aeroporti, grandi reti di trasporti, navigazione, coordinamento della comunicazione, produzione e trasporto dell'energia. Ecco, su queste materie dobbiamo fare qualche riflessione. Se ha veramente senso di nuovo ridurla a una microgestione o tenerle a livello nazionale. Entra nel dettaglio il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. L'autonomia va fatta, dice, ma in maniera intelligente. Non si può fare tutto, io sono un po' scettico sulle 23 temi, sulle 23 materie. Alcune secondo me abbiamo avuto evidenza anche dopo la crisi energetica, dopo la pandemia, che vanno quantomeno al limite trattate a livello nazionale, se non altre anche, parlo di energia, a livello sovranazionale, mentre su alcune cose potremmo andare incontro a un maggiore efficientamento burocratico, snellimento dell'amministrazione, tutte quante queste cose che poi danno anche maggior spazio di sviluppo alle imprese. Tante le sfide di problemi urgenti da affrontare, incalza il leader di Viale dell'Astronomia, rivolgendosi nell'auditorium delle procuratie vecchie al ministro Calderoli e ai governatori di Veneto e Campania. Noi non possiamo permetterci, in una discussione molto seria come quella che stiamo affrontando, di minare la coesione nazionale. Perché io non vorrei che regioni, paese si dividano in una discussione sulla devoluzione. È un rischio che dobbiamo evitare ad ogni costo. Questo paese non si può dividere, ha dei problemi urgenti da affrontare. L'autonomia differenziata non dividerà il paese, ne sono esempi i territori che l'hanno già applicata. Così Luca Zaia risponde alle preoccupazioni degli industriali del Veneto. Poi per il collega De Luca, però, alcune materie devono restare a competenza nazionale. A me non risulta che i paesi che hanno l'autonomia si siano spaccati, pensate alla Germania, agli Stati Uniti, la Svizzera, o peggio ancora abbiano avuto una recessione economica.
Se gli industriali chiedono di escludere dal percorso dell'autonomia differenziata alcune materie, nella fattispecie quelle che riguardano l'energia, il presidente Zaia va avanti per la sua strada tracciata ormai da anni all'indomani del referendum sull'autonomia, aprendo alle modalità, alla forma più che alla sostanza. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al tema della gradualità nell'ottenimento delle materie, però è pur vero che tutto questo è scritto in Costituzione, non è una nostra invenzione. Disponibile al confronto, si è detto da subito il ministro Calderoli, il paese non si spacca, ribadisce, l'iter è noto, ogni regione potrà scegliere per le funzioni per le quali chiedere maggiore autonomia. Ci sarà un governo che deve rispondere sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi alla fine un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Si chiama differenziata proprio perché va gestita e portata avanti cum grano salis. Unità per il sistema scolastico che deve essere nazionale, unità nelle prestazioni sanitarie, ribadisce invece il presidente della Campania Vincenzo De Luca, per il quale i livelli assistenziali delle prestazioni devono essere definiti da un organo tecnico terzo. Per quello che riguarda la Campania, noi siamo per dare una lettura dell'autonomia differenziata in termini di burocrazia zero. Agli imprenditori non interessa sapere chi ha la competenza su questa o quella materia, interessa avere tempi rapidi di decisione e certezze. Replica Zaia, se il Sud oggi è la rappresentazione dell'Italia a due velocità, non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo. La notizia felare è arrivata ieri sera, Safilo è pronta a chiudere lo stabilimento di Longarone a fronte di ricavi in crescita dell'11%, stamattina la prima e ineludibile decisione da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, assemblea e sciopero, mentre in coordinamento con le sedi di Padova e Santa Maria di Sala si preparano iniziative durissime. Che faremo tutto quanto il possibile per la salvaguardia di questa fabbrica. Anche blocchi stradali, anche proteste il più eclatanti possibili, perché non possiamo neanche pensare di perdere questo stabilimento. Clima teso, rabbia, volti scuri. Safilo, per bocca della D, Angelo Trocchia, ha dato mandato al proprio management di esplorare soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone. Tradotto, si chiude. Il colpo di mannaia è stato sferrato ieri sera con un comunicato sibillino al termine di un incontro all'unità di crisi della regione convocato dall'assessora Elena Donazzan. Il stabilimento è stato costruito con i soldi di 2.000 morti. Con i soldi di 2.000 morti è stata costruita questa baracca qua. E ieri abbiamo assistito a una replica del disastro del Vajont. Perché se facciamo una computazione di tutti quanti i lavoratori che sono usciti fuori dagli stabilimenti di Longarone, non siamo tanto distanti. Più di 470 lavoratori attualmente occupati, nei tempi d'oro furono 1.300, 500 ai posti persi nel 2019 durante la crisi finanziaria profonda del gruppo. Ma Longarone è un unicum. Rispetto alle altre aziende, nello stabilimento ci sono i reparti di galvanica e di verniciatura. Qui si è sempre avuta una produzione di qualità e di eccellenza. Oggi, a botta calda, la prima e ineludibile decisione delle organizzazioni sindacali che hanno convocato l'assemblea dei lavoratori e proclamato lo sciopero. Questa qui è una tragedia. E se noi andiamo a fare i conti rispetto a quello che è successo negli ultimi 4 anni, ma rispetto anche a quello che è successo in uno stabilimento qui vicino, mi riferisco alla Diab, qui abbiamo perso centinaia di posti di lavoro. Quindi oggi quest'area qui può diventare un problema serio legato anche a un problema sociale. Noi troviamo incomprensibile questa scelta imprenditoriale e lo combatteremo con tutti i mezzi fino alla fine. Quello che chiediamo è che con noi si schieri sia il presidente della provincia, che è anche il sindaco di Longarone, ma anche il presidente della regione Luca Zaia, ma più fortemente ancora il governo italiano, perché anche nell'emblema di questa azienda qui lo dice chiaramente che è una lavorazione fatta in Italia. La regione è a disposizione per supportare una soluzione industriale a garanzia dei posti di lavoro, lo dichiara l'assessore al lavoro Elena Donazzane. Il nostro impegno, scrive, sarà orientato a tutelare e valorizzare la produzione e i posti di lavoro, anche in stretto accordo con i ministeri competenti. Da Palazzo Piloni, il presidente Padin, sindaco di Longarone, dobbiamo convincere l'azienda a rallentare questo, quanto possibile questo processo.
La speranza era sempre quella che si potesse risolvere la questione. Ora è arrivata questa che è una mazzata, non dico imprevista, imprevedibile, però sicuramente non me l'aspettavo in tempi così veloci. Sorpreso ma non del tutto Roberto Padrini nella sua doppia veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. La crisi Safilo era nota nonostante annunci mirabolanti che prevedevano la trasformazione dello stabilimento di Longarone in un gioiellino. La storia di Safilo è una storia ultra centenaria. Fu la prima occhialeria a insediarsi in Cadore alla fine del 1800 e una delle prime a stabilirsi qui nella zona industriale di Longarone. Chiudere lo stabilimento che Safilo costruì grazie ai fondi del Vajont rappresenta una doppia tragedia, anche morale. È un brutto colpo anche dal punto di vista morale, perché Safilo è stata una veramente delle prime aziende che si sono insediate all'interno della zona industriale, quindi è chiaro che anche dal punto di vista morale, affettivo, anche storico, è un bruttissimo colpo, anche perché un po' rappresentava un po' un simbolo della rinascita di Longarone. Ora, spiega Padrin, bisogna fare buon viso a cattivo gioco e guardare in faccia la realtà, per quanto cruda sia. E qua parliamo del futuro di quasi 500 famiglie, sono numeri veramente molto molto grossi. E state già pensando a dove questi 500 lavoratori potrebbero essere ricollocati? Ma è un lavoro che insieme all'azienda, con il mondo sindacale, con l'assessore Donazzan, abbiamo cercato già di prendere in mano e ora vediamo se riusciamo in tempi rapidi di trovare un ricollocamento di questi, soprattutto all'interno del settore dell'occhialeria, ma non solo. Ci spostiamo ora a Venezia, gravi carenze di personale, l'allarme dal presidente della Corte d'Appello e dalla Procura Generale di Venezia. Stiamo tirando al massimo, ma se ascoltassero le nostre richieste potremmo volare. Noi riusciamo a ridurre le pendenze sia civili che penali in tutto il distretto Veneto e anche nella Corte di Venezia. Abbiamo però soprattutto il Tribunale Ordinario di Venezia, gravissime scoperture nel personale amministrativo e nei magistrati. Se ci fossero date le risorse che non abbiamo e che competono ad altri, non a noi magistrati, cioè compete ad altri darcele, noi potremmo volare. Invece navighiamo lentamente, spostandoci lentamente, anche se verso la meta. Questa è la fotografia della situazione attuale della Corte d'Appello alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cui per la prima volta prenderà parte il Ministro alla Giustizia. Proprio a lui verranno rivolte due richieste per far fronte a una situazione che denunciano da troppo tempo. Rivisitare le modalità di definizione dei concorsi, perché secondo noi occorre trovare la possibilità che c'è di assegnare le sedi in numero esattamente corrispondente solo al numero dei vincitori. C'è poi una seconda proposta. Si possa verificare se attraverso la legislazione speciale per Venezia si possa introdurre un'indennità anche modesta legata alle sole effettive presenze per chi lavora negli uffici lagunari. Venezia è unica nel suo genere, comprese le estreme difficoltà logistiche. Siamo gli unici sul territorio nazionale che trasportiamo i fascicoli per via acquea. Per trasportare i fascicoli per via acquea abbiamo due motoscafi di cui il Ministero paga le spese di gestione, ma in questo momento non abbiamo motoscafisti. E quindi l'auspicio è che il ministro Nordio, che ben conosce la specificità della città, si attivi in tal senso. Non sono migliori i numeri della procura. Una carenza di personale amministrativo pari al 40% e una carenza di personale di magistratura che si sta aggravando e che vedrà in agosto una presenza solo del 50% dei magistrati previsti dall'organico, che è di 11 sostituti, un procuratore generale e un avvocato generale. E domani mattina Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Corte d'Appello di Venezia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, appuntamento dunque alle 9:45 con un'edizione straordinaria della nostra prima edizione.
Il tema degli organici troppo scarni in procura e tribunali è nell'agenda del ministro. A ribadirlo da Treviso lo stesso guardasigilli Nordio, intervenuto alle celebrazioni della giornata della memoria. Come ministro e anche come parlamentare del territorio, la mia energia è prioritariamente orientata proprio per risolvere o perlomeno per ridurre queste criticità. Il grido d'allarme che arriva dalla Corte d'Appello di Venezia a poche ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario non coglie di sorpresa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha posto il tema degli organici dei tribunali ridotti all'osso in testa alle sue priorità fin dal momento della nomina. Il Veneto è stato molto a lungo trascurato su questo. Le carenze di organico e le difficoltà anche della polizia penitenziaria, oltre a quelle degli uffici giudiziari, sono note, ma nel Veneto sono particolarmente accentuate. E quindi, come ministro, ripeto, e come parlamentare del territorio, farò di tutto perché vengano colmate. Il lavoro del guardasigilli va dunque in questa direzione. E veneti, oltre a Nordio e al sottosegretario Andrea Ostellari, sono anche il neo vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Il fatto che vi siano molti veneti è in parte frutto di una coincidenza e in parte anche una sorta di compensazione del destino, perché il Veneto è sempre stato trascurato, ecco, in questo settore. E quindi, poiché, come abbiamo parlato prima, un po' di giustizia distributiva magari accidentalmente in questo mondo si realizza, questa volta abbiamo un po' colmato quelle che erano le lacune del passato. Quanto al colloquio di 3 ore con Giorgia Meloni, il ministro liquida la domanda con un sorriso e una battuta. Io credo che le fotografie che sono apparse sui giornali siano più significative di qualsiasi commento. Si riaccende il dibattito sul limite dei 2 mandati per i presidenti di regione, questione che interessa particolarmente il Veneto in quanto potrebbe aprire la strada ad una nuova candidatura di Zaia nel 2025. Per la verità, per il governatore del Veneto si tratterebbe del 4º mandato, ma il primo non rientra nel computo in quanto precedente alla norma entrata in vigore nel 2015. Io sul 3º mandato non è che spasimo, non è che mi scalda il cuore, dico che va posta una questione, la questione è chiara, che in Italia ci sono 2 cariche elettive che sono i sindaci, i presidenti di regione, che sono quelli scelti dai cittadini, che hanno blocco dei mandati. L'Italia decida, o passiamo in mano tutti i partiti con le liste dei nominati, o passiamo in mano la palla ai cittadini, io sono di questa visione, che si scelgono i loro rappresentanti. Limite dei 2 mandati per i presidenti di regione, si riaccende il dibattito dopo che la conferenza delle regioni ha chiesto di innalzare la soglia a 3, una questione che interessa molto il Veneto, dove peraltro il governatore è già al 3º mandato e si potrebbero aprire le porte per uno Zaia quater nel 2025. Favorevole all'ipotesi di abolire il tetto ai mandati, almeno sulla carta, il centrodestra, contrario il centrosinistra. Quello che io dico è che, insomma, dopo anni e anni di governo, vale per tutti, non vale per Zaia, cioè dopo 2 mandati, che nel caso suo sono anche 3, forse, come avviene in tanti paesi, e come avviene già oggi nelle regioni per legge, introdurre un tetto al numero di mandati, al numero di anni in cui uno governa di seguito, è un fatto giusto. Mi permetta di dire che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, voglio ben vedere che Fratelli d'Italia e la Premier Meloni siano a favore di questo cambiamento. Al di là delle parole che vengono pronunciate, mi permetto di sollevare qualche dubbio. Siamo alla cronaca. Tragedia in mattinata a Loreggia, dove è morto un uomo di 79 anni, stava potando un albero del giardino. Aveva approfittato della splendida giornata di sole per dedicarsi alla cura dell'albero di ulivo piantato nel giardino. Antonio Inglesio, 79 anni, residente in via Tolomei Loreggia. Erano circa le 10 quando l'uomo, che era salito sulla scala, è precipitato a terra da un'altezza di circa 2 metri. Immediati sono scattati soccorsi. In volo da Treviso si è alzato l'eli soccorso. Per Antonio Inglesi non c'è stato nulla da fare. Un malore fatale, poi la caduta, oppure un momento di disattenzione. Non è certo cosa possa aver causato la morte di Antonio Inglesi. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.
Regalò una banana marcia al compagno di squadra Sheriff Traoré durante un pranzo di Natale della squadra. Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la nazionale azzurra, è stato squalificato fino al 30 giugno 2023 per l'episodio che fu denunciato dallo stesso Traoré sui social, facendo scoppiare una bufera. La squalifica è stata decisa dal Tribunale della Federazione Italiana Rugby dopo un patteggiamento nel quale è prevista anche la partecipazione di Nemer ad un percorso di formazione e sensibilizzazione. Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi, ha detto Nemer. Sono rammaricato dalla stupidità del mio gesto, quanto accaduto non mi rappresenta. Era nascosto in un intercapedine di un pilone della tangenziale e riforniva i suoi clienti tramite un cestino legato ad una corda. È stato fermato però dalla polizia, arrestato uno spacciatore di 23 anni. Riforniva i suoi clienti calando cestini con cocaina da un viadotto della tangenziale di Padova. Arrestato dagli agenti della squadra mobile, uno spacciatore, un 23enne algerino, nella zona della tangenziale nord. Una settimana fa gli agenti avevano scoperto dentro alcune intercapedini della struttura una cinquantina di dosi di cocaina nascoste insieme a un bilancino, sostanze da taglio, una mazza da baseball, un machete e una pistola a salve. Dopo una serie di pedinamenti in zona, hanno notato il frequente viavai di auto. Le vetture suonavano il clacson e dall'alto veniva calato un contenitore di plastica legato ad una corda con all'interno la droga. Gli uomini della questura hanno prima fermato due consumatori, un 24enne e un 44enne, a cui hanno trovato addosso le dosi di cocaina appena acquistata. Si sono poi infilati nell'intercapedine del pilone per fermare anche lo spacciatore. L'uomo ha cercato di scappare tentando un salto di quasi 4 metri d'altezza, inutilmente perché è stato raggiunto e bloccato. Sul posto sono state trovate 10 dosi di cocaina e 330 euro in contanti. Partigiano deportato a Mauthausen, sopravvissuto e divenuto poi il direttore dell'ospedale di Padova. I ricordi di Luigi Massignana attraverso le parole del figlio Paolo. Il silenzio è durato molto, nel senso che il papà ci parlava, alle mie sorelle, ho tre sorelle, a noi parlava delle sue vicende della guerra. Prevalentemente, diciamo, preferiva parlare e raccontare episodi della vita partigiana piuttosto che del campo di concentramento. Luigino, detto Gino Massignan, era un partigiano. Interrompe gli studi di medicina per combattere con la resistenza. Nel 1944 viene arrestato e internato nel campo di sterminio di Mauthausen. Ritroverà la libertà e la vita il 19 giugno del 1945, quando inizia il suo viaggio di ritorno nella sua casa a Montecchio Maggiore. Gino aveva 26 anni, pesava 40 kg. La sua vita riparte da qui, da una famiglia. Avrà 4 figli, un lavoro amato. Diventerà direttore dell'ospedale psichiatrico di Udine e poi di Padova. La voglia ritrovata dopo tanto tempo di tornare a raccontare. Il concetto dell'indifferenza, a cui contrapporre invece la solidarietà e l'impegno civico, erano veramente i pilastri su cui lui fondava la sua discussione con i ragazzi. La verità, cruda, lucida, diretta, il racconto di quelle giornate di fatica e disperazione. Prima cosa era togliere la dignità, infatti diventavano numeri, venivano chiamati per numero. Arrivavano a vivere per sopravvivere. E quel senso di colpa che non abbandona mai i sopravvissuti, di aver salva la propria vita, a volte a scapito di quella degli altri. Spesso diceva: mi rendo conto che non avrei potuto fare qualcosa in più, ma nello stesso tempo ritengo che in qualche occasione forse avrei potuto fare. Lo logorava e queste cose sono venute fuori, questa sua, non agitazione, non mi viene il termine, negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi di vita proprio.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. L'ultimo weekend di gennaio e gli ultimi giorni del mese si preannunciano tipicamente invernali e con il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato evidenzia una situazione decisamente buona con tanto sole e cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento sui monti ma innocuo. Non mancheranno le gelate notturne. È di grado 3, cioè marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime invece tra 5 e 8 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Temperature minime intorno a meno 1-2 gradi, massime sui 5-7 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcune nubi basse nelle valli al mattino. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.